una palla di cartone che gira intorno a un asse. Gira. Tracciato di color vari, si mira il confin proprio di ogni nazione. Chi lo direbbe a prima giunta? Eppure vi sono uomini grandi, anzi immortali, in questo baloccuccio. Grandi mali, grandi beni, grandi affetti e cure. Eppure io lo tengo tra le mani e lo faccio girare con un dito. Stupido gioco. Lo facciamo finito. Preparo il finimondo per dimani. Sono nato in campagna, presso un intricato bosco, denominato Caos. Io sono figlio del Caos, ed esso vive dentro di me denso e immarcescibile. Noi uomini sentiamo troppo, soffriamo troppo. La nostra vita è di per sé stessa drammatica. In me ci sono due persone, sempre in guerra tra loro. Il primo è taciturno, assorto nei pensieri, mentre il secondo parla facilmente, scherza, fa ridere. I miei personaggi sono esseri vivi, più vivi di coloro che respirano e vestono panni, forse meno reali, ma più veri. Ed ogni sera vengono qui a trovarmi, nel mio studio, e vi entra la gente più scontenta del mondo, o afflitta da strani mali, o ingarbugliata in speciosissimi casi, con la quale è veramente una pena trattare, ma hanno il privilegio inestimabile di essere personaggi, essere nati personaggi. Fissati per sempre. Dove sono? Nel cuore della notte. Deve essere stato il rumore del temporale. Stavo sognando. Un uomo passava attraverso la stanza, leggero. Vorrei spaccarmi la testa per riempire quel vuoto che il tempo ha formato. Dicono che il tempo ci riempia di ricordi, di oggetti, fino a soffocarci. In me ha creato soltanto il vuoto. Una come me, dovrebbe stare rinchiusa in uno spazio bianco. Sono guardata allo specchio. Avevo un'altra faccia. Il volto, le tempie modificati. Ti cercavo, non riuscivo a trovarti. Dove sei? Sono io, la tua donna. Luigi, ma che fai? Sto scrivendo. A chi? Alle tue femminacce? Tu quelle le hai conosciute tutte. Ma quali femmine ti è? Quelle che poi ci scrivi sopra una novella, così mi tradisci due volte. Ma non esistono, sono cose di fantasia. Esistono.
Esistono! Esistono! Ma dove, santo Dio? Ma nella tua fantasia, l'hai detto tu stesso ora, dove vai? Vado in bagno, mi spoglio. Poi vieni a letto o fai come l'altra volta, che te ne calasti da una finestra per andare con le tue femminacce. Calarmi dalla finestra? Che cosa gli viene in mente? La sua gelosia ogni giorno si acuisce sempre di più. L'allagamento della Zolfara le ha sconvolto la mente. Che fai? Vieni a letto. Arrivo, arrivo. Pensi ancora alle tue femminacce, eh? E come ti stringevano la vita, così, e le braccia così, e la bocca così, così. Vieni a letto. Tu sei roba mia. Cara sorella, in Antonietta è esplosa la follia, l'antico male dei Portulano. È gelosa, ma gelosa di chi? In principio ridevo, siamo stati tanti anni insieme d'amore e d'accordo, senza la minima ombra. Ma ora, come può ossessionarmi con la sua gelosia? Eppure io non l'ho mai giudicata, come non ho mai giudicato i miei personaggi. Li ho presi così, come venivano. Ho accettato le loro leggi, i loro pensieri. E quanta mediocrità è passata sul mio palcoscenico. Quali convenzioni. Io ho messo le mani in mezzo ad un groviglio di gente e ho tirato su, come con le reti, uomini e donne a grappoli. La piccola borghesia che nasceva ai margini di una società più grande, che si assorbeva. Poteva corrergli dietro. Già, è da ridere, lo sto. Bastava, santo Dio, che non avessi tutto quegli impiccini pacchi, pacchetti, pacchettini, più carico di un somaro. Ma le donne, commissioni, non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello da vedere. Lo sa cosa avrei fatto io? Li avrei lasciati tutti in vettura. Ah, e mia moglie, e mio figliolo, e tutte le loro amiche. Strillare, mi ci sarei spassato un mondo. Perché lei forse non sa cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so, appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Questo soltanto? Capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero il lercio e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose, le donne, caro signore, del resto della loro professione. Se tu facessi una cavatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo e di quest'altro, e potresti anche se non ti secca, caro, se non ti secca, e poi già che ci sei passando di là, ma come vuoi?
vuoi, cara mia, che in 3 ore ti sbrighi tutte queste faccende? Ma che dici, prendendo una vettura? Il guaio è che dovendo trattenervi 3 ore sole, sono venuto senza le chiavi. Oh, bella, e perciò? Ho lasciato tutto quel monte di qualche pacchetto in deposito alla stazione. Me ne sono andato a mangiare in trattoria. Poi, per farmi svaporare la stizza, a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico, ma che faccio? Sono già le 12. Alle 4 prendo il primo treno. Per 3 lette di sonno non ne vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero? No, signore, non chiude. E così lei ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché me lo domanda? Non vi stavano sicuri? Erano così ben legati. No, non dico per questo. Ben legati, me lo immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani. Un bel foglio di carta rossa, liscia, levigata, che è di per sé stessa un piacere vederla. La stendono sul banco e poi, con garbo disinvolto, gli collocano su in mezzo la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra ne abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte. Piegano a triangolo le due punte, allungano una mano alla scatola dello spago, tirano quanto basta per legare l'involto e legano così velocemente che lei non ha neanche il tempo di ammirare la bravura che già si vede presentare il pacco col cappio pronto ad introdurvi il dito. E si vede che le ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio. Io? Giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora davanti alla vetrina di una bottega. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere, vorrei essere veramente quella stoffa di seta, quel bordatino, quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, visto come fanno dopo averlo misurato sul metro, se lo raccolgono al numero 8 intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Io guardo il cliente o la cliente, che escono dalla bottega con il pacco appeso al dito, in mano o sotto il braccio, e li seguo con gli occhi, immaginando. Le cose che immagino. Lei non può farsene un'idea, ma mi serve questo. Mi serve! E serve, scusi, a che cosa? Attaccarmi così con l'immaginazione alla vita altrui, come un rampicante alle sbarre di una cancellata. Non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire con essa alla vita degli altri, ma mica quella della gente che conosco, sa. No, a quella non potrei, ne provo un fastidio se sapesse, una nausea, intorno agli altri, agli strani, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a capriccio, anzi, tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello. E sapesse quanto e come lavora. Fino a quanto riesco ad addentrarmi, vedo la casa di questo, di quello. Ci vivo, mi ci sento proprio, fino ad avvertire, sa, quel particolare alito che cova in ogni casa, nella sua, nella mia. Ma nella nostra noi non avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita. Vedo che lei dice di sì. Sì, perché deve essere un bel piacere questo che mi prova immaginando tante cose. Piacere? Mi dica un po'. È mai stato a consulto da qualche medico bravo? Io no, non sono mica malato. Ah no, non dico per questo, no. Volevo sapere se l'hai mai visto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno in attesa del loro turno per essere visitati. Dopo una volta accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi. Ma non voglio sapere. Quelle sale, dico, ci ha fatto attenzione. Di vano, di stoffa scura, di foggia antica.
quelle poltroncine imbottite, quelle seggiole spesso scompagne, è roba comprata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un ben alto salotto, ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola di quel salotto portata lì nella sala dei clienti, a cui basta questo arredo così alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la seggiola su cui stette seduto aspettando. Io no. Perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci vanno, sa? Compresi come sono del loro male. Eppure quante volte certuni stanno lì a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciuolo rusto della poltrona. Pensano e non vedono. Ma che effetto fa poi, dopo la visita, riattraversando la sala, vedere quella seggiola su cui poc'anzi stavamo aspettando il nostro turno per essere visitati, vederla occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto, oppure là, vuota, impassibile, in attesa che qualcun altro venga ad occuparla. Ma cosa stavamo dicendo? Ah, già! Il piacere dell'immaginazione. Chissà perché ho pensato subito ad una sala di medici dove i clienti stanno in attesa del loro turno per essere visitati. Già. Non vede la relazione, no? Neanche io, servo. Eppure la relazione potrebbe essere questa, guardi. Avrebbero piacere quelle sedie di sapere chi sia il cliente, che male copi dentro, che farà, dove andrà dopo la visita. Nessun piacere. E così io, nessuno. Esse sono là, povere seggiole per essere occupate. Ebbene, è un'occupazione simile la mia. Ora mi occupa questo, ora quello. In questo momento mi sta occupando lei e creda che non trovo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che lo aspetto in villeggiatura, di tanti fastidi che posso supporre in lei. Fatti! Ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza punto interessarmi, anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare, pensa, con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro signore, noi non sappiamo da cosa sia fatto, ma c'è. Ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita, che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso in cui la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato, che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A queste sciocchezze qua, a queste robe, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Sì, questa pure per noi è una noia. Questa è una sventura, una vera sventura. Tra 4, 5, 10 anni, chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lacrime. E la vita per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ecco, vedela, quel cantone, quell'ombra di donna, dove, ecco, si è nascosta. Si è nascosta, non l'ha vista, La donna? Sì, mia moglie. Ah, la sua signora. Mi segue da lontano. E mi verrebbe, credo, una gran voglia di andarla a prendere a calci. Ma sarebbe inutile. È come una di quelle cagne magre
sperdute che più uno le prende a calci più le si attaccano alle calcagna. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può neanche immaginare. Non mangia, non dorme più, e si spolverasse almeno quella ciabatta che tiene in capo, gli abiti. Non pare più neanche una donna, ma uno strofinaccio. E si sono imbiancati anche i capelli qua, per sempre, sulle tempie. Ed ha appena 34 anni. Mi fa una stizza, qualche volta le vedo stupida, scrollandola. Si piglia tutto, tutto. Resta lì a guardarmi con certi occhi che mi fanno venire qua, sulla punta delle dita, una selvaggia voglia di strozzarla. Niente, aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Povera signora! Ma che povera signora! Vorrebbe, capisci, che me ne stessi a casa, quieto, tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure, a godere della lindura di tutti noi, nel silenzio di specchio di tutte le stanze, misurato soltanto dal tic-tac della pendola da pranzo. Questo vorrebbe. Ora io, per farle capire la ferocia, l'assurdità di questa pretesa, le domando se crede possibile che le case di Messina, le case di Avezzano, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe scompassate, avrebbero potuto restarsene allineate lungo le file delle piazze secondo il piano regolatore della Commissione Edilizia Municipale. Case, per Dio, di pietra e travi se ne sarebbero scappate! Ora lei immagini gli abitanti di Avezzano, gli abitanti di Messina, tornare a casa placidi placidi, spogliarsi dei loro abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio, infilarsi nelle lenzuola fresche di bucate, pensando che fra poche ore sarebbero morti. Mi pare possibile? Forse... Mi lasci dire! Mi lasci! Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Sì, perché lei cammina per strada, un altro passante all'improvviso la ferma e con due dita protese le dice: «E permette, bravo signore, lei c'ha la morte addosso!» E con quelle due dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifica, ma la morte non è uno di quegli insetti schifosi, tanti che camminano disinvolti e alieni, forse ce l'hanno addosso, nessuno la vede, e continuano a pensare a ciò che faranno domani o domandato. Ecco, io venga qua con il signore, venga sotto questa luce, vi faccio vedere una cosa. Venga, guardi qua sotto questo baffo. Vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ah, ha un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte, capisce, è passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: «Tientelo, caro, ripasserò fra 8 o 10 mesi». Ora mi dica lei, se io con questo fiore in bocca posso starmene a casa, quieto e tranquillo, come quella disgraziata vorrebbe. Ma sa cosa ha fatto l'altro giorno? Ha preso uno spillo, si è bucata un labbro e voleva baciarmi in bocca, perché dice che vuole morire con me. È pazza! Non ci sto. A casa io non ci sto! Io voglio starmene davanti alle vetrine delle botteghe, a guardare la bravura dei giovani di negozio, perché se mi si fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce? Posso ammazzare una persona tutta la vita in una persona che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei, così per caso, ha perduto il treno.
Non si allarmi, io sto scherzando. Ci sono di questi tempi certe buone albicocche. Lei come le mangia? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà per lungo come due labbra succhiose. Che delizia! Mi saluti la sua egregia signora e le sue figliuole in villeggiatura. Me le immagino, sa, vestite di bianco e celeste in un bel prato verde in ombra. E domani mattina, quando arriverà alla stazione, mi figuro che il paesello disterà un poco, ma al mattino lei potrà fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla prova, ne conti figli. Quanti figli saranno? Tanti giorni io vivo. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore. Mai vissuta se non scrivete. Sei qui. Come sei entrato? Hai ritrovato tu la mia chiave? Proprio come avevo immaginato quando te la richiesi, dopo la tua ultima imprudenza. Perché sorridi? Non te la richiesi, peraltro. Desideravo tanto poco riaverla che la misi in tasca senza guardarci. Sì, deve essermi scivolata dalla tasca sul tappeto. Quando m'alzai, perché la cameriera mi aveva chiamata di là un attimo. Insomma, si può sapere che hai e perché mi guardi così? Che ho? Nulla. Come ti guardo? Non posso più stare senza di te. Non posso più vivere senza sentire il profumo dei tuoi capelli, l'odore della tua pelle, tutta la mia vita sei tu. Certo, né una donna può obbligare un uomo, né un uomo una donna,
a rispondere ad un amore che non si senta più. Ma allora bisogna avere la franchezza di dirlo. Io non ti amo più. Certe volte non si dice per pietà e non perché manchi quella franchezza, che anzi farebbe molto comodo. Molto comodo potrebbe anche essere per una donna credere che taccia per pietà. Quando una donna dice di tacere per pietà vuol dire che ha già ingannato. Ma no. Ma sì, non fosse altro di se stessa. Comunque, dietro questa pietà ci sarebbe nascosto sempre qualche tornaconto. Grazie per il concetto che hai di noi donne. Ma quando anche non ci fosse alcun tornaconto, non credi che la pietà sarebbe sempre falsa? Ma io ho sempre saputo che un inganno può anche essere pietoso. Quale? Quello di far credere che si ami quando non si ama più? Ah, inganno inutile. Chi ama veramente si accorge subito che nell'altro non c'è più amore. Guai! Guai! Se fingesse di non accorgersene, sarebbe come insegnare il tradimento. Dunque, tu credi che bisogna dirlo? Sì, realmente. Perché un inganno, anche se pietoso, è un tradimento. Sì, quando l'uomo o la donna lo accetti come un mendicante l'elemosina. Vorrei sapere, come tratteresti un mendicante che per esserti grato dell'elemosina che gli hai fatto pretendesse di baciarti in bocca come un innamorato? Ma se l'elemosina è d'amore, un bacio è il meno che quel mendicante possa chiedere. Dimenticavo di parlare con una donna. La lealtà! La lealtà è un debito, il più grande, verso noi stessi, prima ancora che verso gli altri. Io... Tradire è orribile! Tradire è orribile! Perché mi parli così stanotte? Non capisco. Perché debba eccitarti quello che dici. Non quello che dico io, quello che hai detto tu. Io sto parlando in astratto. Oh, ma anch'io, caro. Tu non vuoi dubitare di me. Io dubito sempre, lo sai. Ho tutto il diritto di dubitare. Non ti ricordi più? Sì. Quell'estate al mare. Tutto un freddo d'argento sotto la luna. Sì, fu veramente una pazzia. Io ti dissi, stiamo provocando il mare, sentendoci così sicuri su questo canotto, che un'onda può mandare a fondo da un momento all'altro. E così mi sembrava di provocare te, dicendomi e facendo affidamento. Ti sembrava poco anche allora. Ma sì. Ma sempre, cara, ci fu pure un momento che sentisti d'amarmi. Ci sarà pure un momento che sentirai di non amarmi più. Guardami! Perché hai paura di guardarmi? Ma io non ho paura. So che tu sei ragionevole. L'hai detto tu stesso poco fa. Che nessuno può costringere un altro a rispondere ad un amore che non si senta più. Sì, ragionando. Ma guai se in te l'amore finisse, mentre in me continua così vivo e così forte. Io so che il fuoco c'è, ma io voglio che tu ragioni. Ma sì, ragiono. E comprendo. Comprendo benissimo che il nostro amore cominciato in un momento può anche finire. Per un fatto impreveduto, imprevedibile, che ne so, allo svolto di una via, per un incontro improvviso, per un subitaneo sbarbaglio dei sensi, per... Questa poi... Perché? Perché c'è pure in noi la ragione. La ragione che subito ci richiama... A che cosa? Un dovere? No! A non lasciarci prendere. Così. La vita prende, ha sempre preso così, perché devo essere proprio io a dirtelo come se tu non lo sapessi, e guai, se
Il cuore vi si incendia qua nel petto. Tu non sai che atroce fumo prolunga da un cuore che brucia. La tempesta! Per cui non si ragiona più! Per non dare troppo nell'occhio, ed ora mi rimproverate. Scendete in giardino senza farvi scorgere. Appena potrò, vi raggiungerò. Vado, vi aspetto. A presto. Insomma, mi dirai. Mi dirai qualche cosa. Non sarai qui ritto davanti a me tutta la notte con codesto cipiglio. Non sono io. Sei tu che mi dai questo cipiglio. E se mi guardassi nello specchio ora, non mi riconoscerei. Perché quello specchio mi restituirebbe un'immagine che io non ho, questa. Questa che tu mi dai, per questo hai fatto aprire lo specchio, me l'ho fatto aprire come una finestra. Ma no, è la finestra, ti giuro che è la finestra, è inutile che tu ti volti a guardare. Non mi volto, stai tranquilla. Sì, è la finestra, sfido io che è la finestra, dal momento che ho potuto aprirla. Nulla atterrisce più di uno specchio, una coscienza non tranquilla. E tu sai bene dove sono in questo momento. Sono al circolo e sto parando, sto parando. E nessuno se ne accorge. Sto parando per poterti regalare quel pezzo di perle. Non le voglio. Non le voglio. T'ho detto che mi sarebbe tanto piaciuto averle. Per avvilirmi? Ma no. Ma per indurti a considerare... Che cosa? Che io pretendevo troppo da te. Tu continui a mentire. Tu volevi che io sentissi che tu eri adatta per un amante più ricco. Ma questo avresti dovuto pensarlo da te sin da principio, sapendo chi ero e che vita ho sempre fatto. Anche tu sapevi chi ero io. Non sono mai stato ricco e mi sono ingegnato in tutti i modi per seguirti nel tuo tenore di vita. E tutto quello che ho fatto lo devi pure aver supposto. Ah, sì, supposto. Espedienti d'ogni genere. Supposto. Ed anche ammirato per come hai saputo nascondermi ogni imbarazzo. Perché mi è sembrato niente, il meno che potessi fare per farmi amare da te. Ma tu hai pur preteso che io considerassi. No. Come no? Stai fatto appello ora alla mia sincerità, che io considerassi quanto ti è costato. Ti ho detto niente, come niente speravo costasse a te la rinuncia ai tuoi desideri più costosi. Ma per non indurti a spese che sapevo tu non l'avresti potuto fare. Ho rinunziato, sì, ho rinunziato, tu non puoi neppure immaginare. Ma lo immagino benissimo. E per farsi naturale. Sì, amandomi. Io invece ne ho provato rabbia. Che mi sembrasse naturale. No, che amandoti io non desiderassi più nulla. E allora apposta. Quella sera, passando davanti alla vetrina di quel gioielliere, apposta, ho voluto essere tanto crudele. E credi che non me ne sia accorto? Sono falsa crudele?
No. Porca ancora! Ma come non capite voi uomini che è colpa vostra se le donne sono così, per questo concetto che l'avete, colpa vostra se sono crudeli, colpa vostra se vi ingannano, colpa vostra se vi tradiscono. Piano, piano, perché vai su tutte le furie? Gli ho detto donna per correggere il tuo crudele, per passo giusto, non crudele. E tu quella sera, passando davanti a quella vetrina del gioielliere, avessi quel sospiro di golosità. Ah! Quanto mi piacerebbe quel vezzo di perle! Guarda le luci! No! Non le voglio! Non le voglio da te! So bene che tu non puoi regalarmele se non rubandole! O rubando ad altri per comperartele! Ed è quello che sto facendo! Mentre altre mani hanno tolto da quella vetrina il vezzo di perle e osi dirmi che non le vuoi più da me, sfido! Che non le vuoi più da me perché le avrai da un altro e io so da chi, dal tuo vecchio amante, l'ho visto, l'ho visto! Se te ne è ancora nascosto, ma io l'ho visto! E io invece mi sto insozzando le mani al circolo a rubare i miei amici, questo per soddisfare la tua crudeltà! Ma sì, per questo ho potuto indovinare. Ma
Fino alle 5 di ieri sera c'era ancora nella vetrina, l'ho visto io. Ma io sono passata più tardi, alle 7, non c'era più. Strano, perché mi hanno detto che è stato venduto proprio questa mattina. Ah, hai domandato? Sì, sono entrato per comprare e mi hanno detto questa mattina. Ma a chi non te l'hanno detto? Sì, a un signore. Ma tu dunque, dal momento che hai potuto indovinare che si trattava di quelle perle, che essendo che ci pensavi e che ti aspettavi che io te le portassi. Ma no, caro, so che giochi tutte le sere al circolo con una vela incredibile. Sì, allora... questo, perché il desiderio di poterti regalare quelle perle, un estro felicissimo che non mi ha fatto perdere un colpo. E hai vinto molto. Sì, molto. E ora voglio che tu mi indichi una cosa bella bella che ti piaccia molto per compensare il regalo che non ti ho potuto fare. Ma no, caro. Io non ho mai pensato sul serio a quelle perle, che le potessi avere da te poi. Ma no, 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 è stato un capriccio passeggero quella sera, camminando davanti alla vetrina del gioielliere. Ma no, caro, non pensiamoci più, io voglio essere buona con te. Sì, lo so, tu sei tanto buona. E la vincita di queste sere, te lo posso assicurare, è tutta per te. E allora sono assai più contenta così, che io ti abbia fatto vincere e che tu non abbia più trovato quelle perle. Ma ora prendiamo il tè. Sai, mi hanno detto che è ritornato da Giada. Ah, sì. Sì, lo so. Ah, lo hanno detto anche a te? Ma sì, l'altra sera. Ma figurati, non ricordo più neppure chi. Sembra che là abbia fatto molti soldi. Latte o limone. Latte. Grazie. Lasci persuadere, per carità. Ma persuadere di che? Io sono persuasissimo che lei meritava di cadere in mani migliori. Ma che cosa vuole che io le faccia, Mi sono già dovuto abbastanza della sua sorte, ora basta. Basta? No, no, per Dio. Le dice così perché non sono cosa sua. La sua mancuranza, il suo disprezzo mi sarebbero, creda, assai meno crudeli che codesta passiva sottomissione intenda di un artista. Mi scusi, nessuno può sapere meglio di me che si nasce la vita in tanti modi, caro signore. E ne sa bene che la natura si serve dello strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di creazione. Sì, ma tutto questo mi sta bene, caro dottore, ma non vedo ancora che cosa ella possa volere da me. Ho forse sbagliato strada. Sono caduto per caso nel mondo della luna. Ma grazie di scrittore, le scusi. Ma dunque sul serio, lei non comprende l'orrore della tragedia mia. Parole, carta, carta, parola. Che cazzo, Arsenio?
Mi scusi. Fileno. Mi ha messo nome Fileno. Ma ne va sul serio. Posso chiamare il Fileno? Ma c'è lì, ma c'è lì. Neppure il nome ha saputo darmi io. Fileno. Mi scatti lei subito, subito. Mi faccia vivere lei. Che ha compreso bene che fa la vita è in me. Ah. No, no, no. Senta, sarà un suo diritto anche vivere, caro dottore, sarà anche un suo legittimo diritto. Ma queste cose io non le faccio. Non le faccio. Provi a rivolgersi al tuo marito, signore. No. Ma che faccia mi rivolga? Ma forse, non so, provi. Provi, forse non tarderà a trovare qualcuno perfettamente convinto della legittimità di questo diritto. Buffoni, buffoni, buffoni!
appena la toccavo, bianca, rossa, gialla, verde, e quell'altro là, Pietro Damiani. Perfetto! Azzeccato! Ma guardatemi quest'imbecille qua ora come sta a mirarmi a bocca aperta. Non vedi come li parlo, come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati? E si spaventano solo di questo. Io stracci loro addosso la maschera buffa e li scopra travestiti, come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi per questo mio gusto qua di fare il pazzo. Per Dio, l'impudenza di presentarsi qua a me ora col suo ganso accanto. Mi aveva l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori della vita. Altrimenti quello là, figuratevi, se l'avrebbe subita una simile sopraffazione. Loro sì, tutti i giorni, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma non è mica una sopraffazione questa, che è il loro modo di vedere, il loro modo di sentire, ciascuno il suo, e anche voi avete il vostro. Ma che può essere il vostro? Quello della mano, mise, là, incerto, e quelli ne approfittano e vi fanno subire ed accettare il loro, in modo che voi vediate e sentiate come loro, o almeno si illudono. Perché poi che cosa riescono ad imporre, eh? Parole, parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Ma si formano pure così le opinioni correnti, eh? E guai, guai a chi un bel giorno venisse bollato da una di queste parole che tutti ripetono, per esempio, che ne so, pazzo, imbecille. Ma dite un po', si può star quieti a pensare che c'è uno che si affanna a persuadere agli altri che voi siete come vivete lui, a fissare la stima degli altri secondo il giudizio che ha fatto di voi? Pazzo! Pazzo! Ah, non dico ora che lo faccio per scherzo, ma prima che battessi la testa cadendo da cavallo. Ah, che rivelazione! Sono pazzo o non sono pazzo? Per via, sì, per Dio! Sono pazzo! Ma allora per Dio inginocchiatevi! Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi e toccate tre volte la terra con la fronte, giù, tutti! Davanti ai pazzi! Si deve stare così! Sono via pecore, alzate, ma avete obbedito. Potevate mettermi la camicia di forza, schiacciare uno col peso di una parola. Ma che? Una mosca! Ma tutta la vita è schiacciata così dal peso delle parole. Il peso dei morti. Spunta l'alba, Questo giorno ce lo faremo noi, voi dite, sì, voi, e salutatemi tutte le tradizioni, salutatemi tutti i costumi, mettetemi a parlare, ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette, credete di vivere, rimasticate la vita di morti. Io sono tua moglie.
Antonietta Portulano, ragazza benestante di Girgenti. Povera stupida, povera stupida. Ti ho dato la mia dote perché tuo padre mi mettesse in sesso la zolfara. E quando tutto fu finito, era la roba che mi difendeva dalla paura. Mio padre l'aveva impresso nel mio cuore, nella mia mente, l'idea della roba come una religione. E quando tutto fu finito, ma non è stato soltanto questo che mi ha fatto impazzire. Io non mi sono mai sentita alla tua altezza. Tu scrivevi e seguivi i tuoi fantasmi e io dall'altra parte del muro, sola, lasciata sola in questo inferno che sempre mi accompagna a tu per tu con la mia follia, con la mia anima spenta. Ma io non so perché ti dico queste cose. Io non sono io, questa non è la mia voce. Io sono giù, io sono quella che tu hai ucciso in silenzio. Sono la voce che nessuno ascolta più. Tu guarirai, ma devi curarti. Di andare in una clinica. Io sto benissimo. Voglio solo separarmi da te. Sì, va bene, questo lo potrai fare, ma devi andare in una clinica psichiatrica. Lo vuole il tribunale. Basta. Devi fare una visita psichiatrica, basta, capisci? Basta, Luigi. Farò quello che tu vorrai. Andrò dove tu vorrai. Addio, addio Luigi, addio, amore mio. Così potrai stare tranquillo con le tue femminacce. Viaggio delle vite sciocche, innumerabili mortali, o per le vie delle città spedite, che retata di drammi originali. Faceva l'imputato, uno da presidente, poi altri da giudici, da avvocati, si hanno giocato anche loro, i miei colleghi, e sono sicuro che erano più seri. Allora, tutto il bello era nella toga con cui ci parlavamo, e la toga era la grandezza, e dentro di essa noi eravamo bambini, ma per contrario, noi grandi e la toga il gioco di quando eravamo bambini. Ecco qua, ci vuole un gran coraggio a prenderla sul serio. Ecco
Io devo istruire questo processo intentato da Rosario Chiarcaro, niente di più iniquo di questo processo iniquo, perché include la più spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tenta disperatamente di ribellarsi senza nessuna proprietà di stampo. C'è una vittima qua che non può prendersela con nessuno, ha voluto in questo processo prendersela con due. Quei primi due che gli sono capitati sotto mano. E i signori, la giustizia deve dargli tanto, tanto, tanto senza remissione, rimanendo così ferocemente in libertà di cui questo corpo. Tutti dicono che non vi da povere e fanno gli scongiuri, fanno gli contano. Ora titolo anche che pazzo, perché ha sporto querela per diffamazione contro il figlio del sindaco, niente vero, e contro l'assessore Sazio. E non ricordo di mia madre, questo quartettino, io lo sento dentro di me, questo ricordo. Ti parlo, imitando così col fischio il suo verso, e lo rispondo. Io non so che gli dico, ma non se mi risponde, segno che coglie qualche senso dei suoni che gli faccio. Tale quale come noi, quando crediamo che la natura ci parla con la poesia, fiori con le stelle del cielo, mentre la natura forse lo sa neppure che noi esistiamo. È permesso! I provocate! Ma fatemi il piacere, le storie se queste vergognate! Lei dunque non ci crede! Potendo di farmi il piacere! Non facciamo scherzi, sedete, sedete! Non mi si accosti, sa! Non mi si accosti! O ne farò la tale esperienza! Voltate la vista negli occhi! Seguitate! Quando sarete comodo, vi ho fatto chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia, sedete. Per il mio bene? Lei dice per il mio bene, signor giudice? E crede di fare il mio bene dicendo che non crede alla lietatura, eh? Volete che vi dica che ci credo? Va bene, vi dirò che ci credo! No, signore! Lei c'ha da credere sul serio, non solo, ma deve dimostrarlo, istruendo il processo. Ah, vedete, questo sarà un po' difficile. E allora me ne vado. No, sedete, non facciamo storie. Io storie, non mi ci menti, sa, con la volta l'esperienza, si tocchi, ma si tocchi per Dio. Non mi tocco. Si tocchi per Dio. Basta, chi è ancora? Non segrate, sedete, vediamo di te. Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurre a un parto! Signor giudice, io sono in un vicolo cieco. Di che via? Di che porto mi parla? Di questa, per cui mi sei camminato, e di quella là della querela che avete sporto. Già, l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così. No, signore, fale a lei! Come no? Là nel processo accusate come diffamatori due perché li credono il vietatore. E ora qua vi presentate a me, parato così, in vesti di vietatore, e pretendete anche che io creda la vostra vietatura. Sì, signore, perfettamente. E non pare anche a voi che ci sia contraddizione? Mi pare un'altra cosa, signor giudice, che lei non capisce niente. Ah, ditemi, dite, caro Chiarcaro, forse una sacrosanta verità, che tagliami dite, ma fatemi piacere, perché non capisco niente. Ora glielo dico subito. Sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio? So. E lo sa che io, Rosario Chiarcaro, sono andato dall'avvocato Lorecchio a dargli sottomanco le prove del fatto, perché cioè da più di un anno tutti, vedendomi passare, facevano scongiuri più o meno puliti, ma non soltanto, ma le prove anche irripetibili testimonianze su cui è basata la mia fama di iettatore. Come? Voi siete andati a portare le prove all'avvocato avversario? All'Orecchio, sì, signore. Ti confesso che capisco anche meno. Meno? Ma lei non capisce niente. Come? Siete andati a portare le prove, queste prove contro di voi stessa l'avvocato avversario, perché per rendere più sicura la soluzione di voi due
E perché allora vi siete querelato? Ma perché questa domanda è la prova che lei non capisce niente, signor giudice, che mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale di questa mia potenza! Lo capisce ancora? Voglio che sia riconosciuta questa mia potenza di dittatore, che ormai è l'unico mio capitale, signor giudice. Oh, povero chiarca mia! Ora capisco, bel capitale, povero chiarca! Ma che te ne fa? Che me ne faccio? Ma dunque è proprio deficiente lei! Mi dica un po'! Lei, per esercitare questa professione di giudice anche così male come la esercita, non ha dovuto prendersi la laurea? La laurea? La laurea, ebbene, voglio anch'io la patente di iettatore, iettatore patentato dal Regio Tribunale. Ma che ne fate? Me la metterò come titolo nei biglietti da visita, ma per poco la patente. Io sono stato assassinato, signor giudice. Lavorando onestamente, sono stato buttato in mezzo a una strada, perché iettatore, in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da 4 anni in un fondo di letto, e con 2 figlie, belline tutte e 2, ma nessuno vorrà più saperne, perché figlie mie, capisce? Ma che lo sa di cosa capiamo adesso tutti e 4? Il male che si leva di bocca altro mio figlio che ha pure 3 bambini. E domando come può fare ancora, a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me. Non mi resta che mettermi a fare la professione di iettatore. Ma che ci guadagnerete? Come che ci guadagnerò? Intanto vede come mi sono vestito, Questo abito, questi occhiali, faccio spavento. Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo. Lei mi domanda come? Me lo domanda perché è il mio nemico. Sì, lei, perché sostiene a non credere a questa mia potenza. Ma tutti ci credono, sa? Tutti! Basterà che mi presenti. In questo nostro paese ci sono tante case da gioco. Basterà che mi presenti, il tenutario, i giocatori, mi pagheranno sotto banco per farmi allontanare. Mi metterò a girare, a ronzare come un moscone attorno a tutte le fabbriche. Là c'è un gioielliere di fronte a quella vetrina del gioielliere. Mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri a comprare una gioia o un brillante uscirà fuori. Il proprietario mi metterà in mano 5 o 10 lire per farmi allontanare e mettermi di sentinella davanti alla bottega del suo rivale. Sarà una specie di tassa che tu hai davanti, io mi metterò ad esigere. La tassa dell'ignoranza. Ma no, Carlei, la tassa della salute. Perché ho accumulato tanto odio e tanta bile io contro tutta questa schifosa umanità che credo di avere qua in questi occhi la potenza di far cascare dalle fondamenta un'intera città. Si tocchi per Dio, si tocchi! Vedi? Lei è rimasto come una statua di sale. Tu, appronti questo processo che farà epoca, in modo che i 2 imputati siano assolti per l'inesistenza del reato. Questa sarà la prova della mia potenza. La patente? La patente, sì signore! Oddio! Morto! L'unico ricordo di mia madre, il vento, la vetrata! Ma che vento? Che vetrata? Sono stato io, Rosario Chiacchiaro! E come è morto quel cardellino così, morirete tutti! Mi caschi la lingua! Famiglia! E allora qua, fatti subito la testa! Purché me la diate! Vedi? E non ho ancora la patente! Sono ricco! Sono ricco!